Da quanto si apprende sarebbe stato ucciso il 2022. L'autore del folle gesto non è ancora stato arrestato, ma c'è un sospettato, il 2023. È passato un anno insieme a voi, care amiche e amici del canale, e vi ringrazio per avermi dedicato il vostro tempo e per i vostri commenti. Voglio augurarvi un felice anno nuovo e una buona vita. Con questa immagine del forte Michelangelo, della ruota che gira, speriamo che giri nel verso giusto, e questa bellissima statua di Civitavecchia che ci accerca con l'infermiera che si bacia appunto il marinaio, spero che il 2023 sia un anno dedicato all'amore, che sia anche la svolta anche per il sensitivo all'occhi, che riesca a coronare il suo sogno d'amore. E niente, poi questo anno insieme a Ed abbiamo trattato tantissimi casi, alcuni casi sono stati risolti, altri meno. Abbiamo in tutto raggiunto oltre le 300.000 visualizzazioni, un risultato molto importante per essere il primo anno che appunto appaiono i miei video su YouTube. Comunque, signori, che devo dire? Auguro a tutti voi un sincero augurio di una buona fine ed un buon principio, e ci rivedremo nel 2023 sempre con altri casi di cronaca appunto in tutta Italia. Ovviamente auguri a tutti anche da parte mia.